Essere o non essere, questo è il nodo. Se siamo nuovi d'animo sopportare le fiondate e le frecciate di una sorte oltraggiosa, o armarsi contro un mare di sciagure e contrastandole finir con esse. Agire o non agire, fare o non fare, provare o non provare, rischiare o non rischiare. Ecco che il dubbio amletico si infittisce, le domande aumentano e le risposte però scarseggiano. Beh, non per tutti però. Ci sono uomini che a queste domande, che alla domanda essere o non essere, rispondono costantemente, senza neanche accorgersene, con i fatti. Ma parliamo di quei fatti non eclatanti che creano il mormorio, ma quei fatti, quelle cose vere, autentiche, palpabili, quelle cose piccole che lasciano un'impronta durevole, come il sorriso. Si dice che il sorriso non impoverisce chi lo dona, ma arricchisce chi lo riceve. Pensate bene, una persona la vedete per la prima volta, vi viene incontro con un sorriso, che è un dono. Beh, è un dono reciproco. Essere o non essere. Ho deciso di essere. Ho deciso di sorridere. Perché desidero che le persone siano unite o almeno ci provino, perché camminare separati non porta da nessuna parte. Ho deciso di essere e se ti do la mia parola, quella sarà sempre. E se le tue idee non coincidono con le mie, allora non preoccuparti, perché io sarò lì a sorreggerle e ti aiuterò a difenderle. Ho deciso di essere, perché i giovani hanno bisogno di noi. I giovani hanno bisogno di essere coltivati, hanno bisogno di essere coltivati. E se noi li lasciamo a loro stessi, beh, allora siamo noi gli incapaci, certo. Perché la parola è suono e l'esempio è un tuono. E allora, per loro, proviamoci almeno, proviamo a dare questo esempio. Essere o non essere. Ho deciso di essere perché l'armonia tra le persone, quella tra tutte le persone, che siano amici, parenti, conoscenti, colleghi, tutti indistintamente, desidero che sia palpabile, un suono udibile a tutti. E allora ho deciso di dedicarmi all'ascolto e non al giudizio. I pregiudizi sono il fallimento di ogni relazione. Ho deciso di essere per la mia famiglia, sempre, per sempre, in ogni istante, perché se hai la fortuna di averla, una famiglia, ecco, allora la devi proteggere, valorizzare con tutto ciò che rappresenta: forza, condivisione, rispetto, fiducia. Ho deciso di essere attraverso l'eleganza, il bello, il buon gusto di fare tutte le cose, perché un gesto valorizzato è un atto d'amore prima verso se stessi e poi verso gli altri. Essere o non essere. Ho deciso di essere
attraverso una divisa, quella del bersagliere. 30 anni di obbedienza, passione, amicizia, fiducia, rispetto. Nulli secundus. Questo è il motto del secondo reggimento a cui appartengo e a cui apparterrò per sempre. Io, Gianfranco Amicabile, ho deciso di essere. Alex, adesso mi sembra quasi di sentire la tua voce allegra. Maiora viribus audere, il motto del terzo. Ognuno di noi orgoglioso del proprio reggimento e convinto che le proprie marce siano le più belle. Certo, lo devo ammettere, hai ragione, sì. Le marce del terzo sono meravigliose. Però questa sera io ho una sorpresa per te. Allora, dai, vieni qua. Vieni, dai, siediti accanto a me. Vieni, vieni, vieni. Vieni qua. E ascolta questa. Gentile pubblico, buonasera. Un doveroso ringraziamento e un grande applauso a chi, attraverso la sua voce, ci ha offerto. Scusate. Un commovente e sincero ricordo di Gianfranco. Un grazie speciale a Maria Campa. Grazie di cuore a te e al Teatro Zero Negativo di Bedizzone. Grazie davvero. Grazie davvero.
poteva avere inizio senza ricordare i due pilastri della nostra fanfara, che troppo presto hanno intrapreso la loro corsa celeste. Abbiamo immaginato di vederli ancora seduti a parlare di bersaglieri, di note e marce, a scherzare bonariamente sui loro reggimenti di appartenenza. Questa volta non è stato Ale a punzecchiare l'amico Gianfranco con il motto del terzo reggimento, ma Gianfranco, che orgoglioso ha proposto di ascoltare la marcia del suo glorioso secondo reggimento al suo sempre capo fanfara. Così, dal racconto di una leale amicizia tra due bersaglieri, diamo inizio alla nostra esibizione con la storia di tutti i fanti più amati. La storia dei bersaglieri parte dalla caserma Ceppi di Torino, dove le prime compagnie si allenavano obbedienti al decalogo del fondatore del corpo sino alla frenesia, e dove nacquero i primi brani dei bersaglieri, tra cui il celeberrimo Flick Flock. Questo brano è certamente il più conosciuto tra le marce bersaglieresche e si identifica con la fanfara stessa, poiché era il modo con il quale i bersaglieri annunciavano il proprio arrivo. Il testo del Flick Flock, attualmente noto, fu scritto nel 1886 dal poeta dialettale Gastaldi, mentre l'arrangiamento è opera del maestro Bertuzzo. Signore e signori, Flick Flock. Della specialità durante la naia. È una filosofia di vita, vivere incarnando ogni giorno il decalogo di papà la marmora. E se è così, nulla può scalfire i ricordi custoditi nel cuore, neppure l'inesorabile trascorrere del tempo che passa e ci allontana dalle amicizie e dagli affetti. Questa certezza ha guidato nella composizione del prossimo brano un bersagliere che durante il servizio militare ha suonato tra le fila della fanfara del 67° Battaglione Bersaglieri Fagaré, erede delle tradizioni e della bandiera del 18° Reggimento Bersaglieri. Marco Nolli è un noto maestro liutaio cremonese che sino al 2020 ha diretto la fanfara provinciale dei bersaglieri in congedo di Cremona. Dal suo estro e dalle innate doti musicali è nato Il Comandante, brano con il quale ha voluto ricordare la figura dell'amico Alex Pertocchi, che durante i numerosi servizi alla testa della sua fanfara ha più volte incontrato e con cui ha avuto modo di condividere il bersaglierismo più vero. Thank you.
Cantato da più generazioni, il cappello piumato raccoglie tutto l'orgoglio provato dal bersagliere quando per la prima volta nell'indossarlo ha sentito quel brivido di commozione che mai potrà dimenticare. Il cappello piumato fu studiato dalla Marmora per riparare gli uomini dal sole e dalla pioggia, proteggendoli dal vento, impedendo loro di riposare con la testa appoggiata a terra, in modo che fossero sempre in piedi, pronti a scattare all'attacco. Quanto alla posizione, fu la Marmora stesso, aiutato dal caso, a volerlo così. Durante la vestizione del primo bersagliere, il sergente Vaira, per verificarne la sveltezza, la Marmora prese a lanciargli da lontano i vari capi di vestiario. Arrivato al cappello, lanciò anche quello. Ma Vaira era sbilanciato e fu costretto a pararlo con la testa. Il copricapo si posò sulle 23, andando a coprire l'orecchio destro del sergente. A ciò seguì solo il comando del generale di non spostare il cappello, perché i bersaglieri lo avrebbero portato così. Parole scritte nel 1890 dall'illustre poeta soldato Pier Emilio Bosi, musica del sergente maggiore Abele Gessi, nell'elaborazione per fanfara del maestro Bertuzzo, alla fronte il cappello piumato. Dell'intero complesso. Franz von Suppé fu uno dei re dell'operetta. Scomparso nel 1895, oggi è quasi dimenticato, anche se capita di ascoltare la sua musica come sottofondo di spot pubblicitari e programmi radiotelevisivi. Questa sera, in una elaborazione del maestro Carlo Cortellezzi, ascolteremo la sua ouverture più famosa, quella dell'operetta Cavalleria Leggera. Thank you.
ciò che si fa ci si mette il cuore. È spesso difficile trattenere l'emozione, perché i ricordi che affiorano alla mente rendono impossibile rimanere distaccati. Nel concerto di Natale, così importante per tutti noi, ho sempre avuto la fortuna di avere al mio fianco il sorriso di un grande amico, che mi incoraggiava ad andare avanti anche quando le lacrime colmavano gli occhi e la voce tremava. Anche stasera Gianni è al mio fianco e mi ricorda che non sarò mai sola, se saprò, soprattutto nelle difficoltà, girarmi indietro e guardare la nostra meravigliosa fanfara. L'affetto che ci lega ci ha dato la forza per andare avanti e il coraggio di sostenerci reciprocamente. Ora mi raggiungeranno due rappresentanti delle quattro sezioni della fanfara. Per le trombe, Marco Cavassi, e per i flicorni, Paolo Bertoloni, che condivideranno con noi le loro emozioni. Scusate, buonasera. Per noi che lo abbiamo avuto accanto, Gian è stato un vero esempio di cuore di bersagliere. Sempre di corsa, un vulcano di idee e iniziative molto ambiziose, dotato di un'energia positiva e unica. Era il collante principale della fanfara Caretto, diplomatico e mai con una parola fuori posto, sempre pronte le parole giuste per ogni circostanza, che ti obbligavano a sorridere, perché ti faceva vedere il lato buono delle cose, con un sorriso contagioso e sincero. Tutto l'impegno profuso senza sconti per la sua fanfara che teneva a cuore, come la sua famiglia, non mancava mai nessun raduno con la sua moglie Elisa, era anche un papà attento per suo figlio Marco, che stravedeva. Era contentissimo perché vedeva che in parte a sé stava crescendo un bersagliere volenteroso come suo padre, e da lì a poco sarebbe anche entrato come componente della fanfara. Ti aspettiamo, I suoi genitori si vedevano poco, perché come Gianfranco lavoravano tanto, ma dietro le quinte ho perso la figlia. Dietro le quinte quando si organizzava qualcosa ci vedevo sempre. Ultimamente si parlava tanto della futura nuora Claudia, e qui lo stesso impegno lo metteva anche per la sua petizione e per la sua gente, poiché si teneva in prima linea per affrontare i problemi di tutti. Da grande trascinatore sapeva che un voce avvicinare la gente comune al mondo bersaglieresco. Gian sapeva di quanto fosse ben voluto ed amato dalla sua famiglia e dai suoi bersaglieri. Con queste parole da lassù sorriderà. Anche se nessuna parola sarà mai abbastanza, quello che rimane di lui dentro di noi potrà almeno un po' alleviare il nostro dolore. Onorati e orgogliosi di averti conosciuto. Vorremmo dare a Elisa quello che abbiamo scritto, perché l'abbiamo scritto non solo io, sì, di sicuro, ma il Franco, Giovanni, Sergio, Fabio e Stevis. E che conosci tutti, no? Tutti i suoi di posto di Gianfranco. Tutti i componenti della sezione della fanfara dove Gianfranco suonava. Ecco Marco qua vicino a me. 16 dicembre 2018. 1 settembre 2023. Due date. Due messaggi. Alex ha avuto un malore. Gianna ha avuto un incidente. Due amici, due bersaglieri che se ne vanno. Due colpi a cuore. Poche ore ed entrambi ve ne siete andati, troppo in fretta, in circostanze non comuni. Non serviva distinguersi anche in questo. Lo sapevamo già che eravate dei veri bersaglieri. Questo era il vostro modo di vivere, il vostro modo di essere. Essere bersagliere ogni giorno. Non solo quando abbiamo un cappello in testa. Voi ci credevate e ce lo avete dimostrato.
Alex ha fatto tanto per costruire un gruppo solido e di livelli che nemmeno immaginavamo raggiungibili per noi. Se questo è stato possibile, è anche perché aveva al suo fianco un grande presidente come te, Gianfranco. Berizzole ha avuto la fortuna di avere entrambi con sé. Abbiamo solo un modo per ringraziarvi: andare avanti a testa alta, stando uniti e con voi nel cuore. Il primo servizio che abbiamo fatto dopo il tuo funerale, Gianfranco, è stato Sabbio Chiese. In quell'occasione siamo andati a portare il nostro saluto per San Vilesco agli ospiti della casa di riposo. E lì ci è tornata in mente una cosa che diceva sempre Alex: spero che quando io sarò vecchio ed in casa di riposo ci sia ancora qualcuno che possa suonare per me. CF, Presidente, ogni nota della Careto di Berizzole è per voi. Grazie amici. Gianfranco è stato certamente un grande presidente per la fanfara, ma soprattutto per i bersaglieri della sua sezione. Ha saputo collaborare lealmente e farsi amare anche dagli altri presidenti delle sezioni bresciane, e non solo. Per ricordarlo, nella sua carica di presidente, abbiamo deciso di proporvi un brano che è stato dedicato all'Associazione Nazionale Bersaglieri e ai suoi presidenti, che grazie al loro impegno, alla loro profonda passione bersaglieresca, hanno saputo dar vita a migliaia di sezioni e all'insegna del tricolore continuano a condurre Fiamme Cremisi sulla strada della dignità e del puro amore per la patria. Per voi, Fiamme Cremisi. Spontanea semplicità e ardente passione che sa risvegliare i ricordi custoditi nell'anima di chi canta, mentre una lacrima forza le ciglia di chi ascolta. Reggimento di Papà fu composto per celebrare la vittoria del primo conflitto mondiale, ma ha trovato grande riscontro anche nel secondo dopoguerra. Narra della partenza di tanti bersaglieri per il fronte e di una donna che attende con il figlioletto in braccio di poter salutare il suo uomo. Rammenta il dolore di quella sposa che, vedendo tornare dal fronte i bersaglieri, cerca gli occhi del suo amore che più non tornerà, e ripropone le parole dette al bambino, incitandolo a non piangere ma a essere fiero delle gesta del padre. Musica di Pedro Fuentes, versi di Mario Palabrega, per voi Reggimento di Papà. Huh?
Più amati e celebri al mondo, fu scritto nel 1982 dal compositore scozzese Michael Corr e dal produttore Ulrich Roeber. Diventato particolarmente popolare in occasione delle Highland Games, tradizionali giochi scozzesi, ha raggiunto un successo ancora più ampio grazie alle sue interpretazioni in versione corale. È un brano musicale che merita di essere apprezzato e celebrato per la bellezza straordinaria e la capacità di emozionare e connettere le persone attraverso la musica. Indipendentemente dalla nazionalità o dalla provenienza, questa melodia tocca il cuore di chiunque l'ascolti, trasmettendo un senso di orgoglio e di appartenenza alle proprie radici culturali. Per voi, Highlands Cathedral.
Popolare, i versi di questa famosa canzone furono l'invito alla rivolta dei patrioti milanesi ansiosi di conquistare l'agognata libertà. Le parole delle strofe, che a prima vista potrebbero sembrare il racconto gioioso della storia di una giovane fanciulla, in realtà celano un doppio senso. Teresina, in dialetto piemontese gigogin, era il nome dato dai patrioti all'Italia fin dai primi moti carbonari. Così come il desiderio di non mangiare polenta, era un chiaro riferimento al cibo maggiormente usato dagli austriaci. Compositore della parte musicale fu il giovane artista Paolo Giorza, che presentò ufficialmente al Teatro Carcamo di Milano nel 1858. Fu un successo travolgente, che divenne poi inno gioioso degli alleati, diffondendosi specialmente tra i bersaglieri, che giunsero a chiamare Bella Gigogin ogni loro vivandiera. La musica era orecchiabile, fresca, di facile assimilazione, semplicissima ed un capolavoro allo stesso tempo. Ancora oggi ha conservato quella vivacità che è la ragione principale del suo successo, la Bella Gigogin. Thank you.
Arriviamo alla conclusione della prima parte del nostro concerto con un brano intitolato Sempre per Salere. È un brano privo di versi, composto nel 1957, prendendo spunto da alcune battute ritrovate sul retro di una partitura di Aristide Mampain. L'intento del suo compositore fu quello di onorare due ufficiali, il maggiore Renato Bacci e il sottotenente di complemento Umberto Cacace. Il primo amò profondamente la fanfara, proteggendola sempre a spada tratta, facendo crescere nel maresciallo Liuzzi e in tutti i componenti della fanfara amicizia e ammirazione proverbiali verso di sé. Il secondo, uomo infaticabile, di generosità senza pari, il cui cuore si infiammò ascoltando la fanfara, tanto da decidere allo scadere del periodo di complemento di fermarsi nell'esercito per dedicarsi anima e corpo ai bersaglieri. Proprio questo gesto ispirò il titolo della composizione, Sempre bersagliere. Qualche minuto di pausa, ci vediamo tra 5 minuti per la seconda parte del nostro concerto. Grazie.